Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Sarete condotti davanti a re e governatori per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. La Chiesa in questa giornata celebra la festa di Santo Stefano, considerato il primo martire, il protomartire. E dopo aver celebrato la solennità del Natale di Gesù, celebriamo in questa giornata il giorno natalizio di Santo Stefano in cielo. Ed è interessantissima la sua testimonianza. Il martire è colui che è disposto a testimoniare la sua fede in Gesù fino a donare la sua vita. E questa sua testimonianza avviene in un contesto di persecuzione. E lui dona la sua vita chiedendo perdono per i suoi esecutori, per coloro che lo stanno uccidendo, proprio come ha fatto Gesù anche sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, dice Gesù sulla croce. E Santo Stefano allo stesso modo chiede il perdono per i suoi uccisori e testimonia in questo modo, chiedendo il perdono, l'amore e il perdono per i suoi nemici. Questa poi testimonianza viene chiesto di che questo momento sia proprio affidato, questo momento di persecuzione secondo il racconto, che sia affidato allo Spirito Santo. Non preoccupatevi tanto di quello che direte, ma in quel momento vi sarà dato lo Spirito del Padre che parlerà in voi. Lo Spirito Santo, che è chiamato il Paraclito, il Suggeritore, il Consolatore, colui che sta con il solo, perché il solo non rimanga nella sua solitudine, ma senta forte la presenza di Dio e in quel momento nella sua vita, proprio come lo sente Santo Stefano, sicurissimo della presenza di Dio, lo testimonia fino alla fine donando la sua vita. E quindi tutto avviene a causa del nome di Gesù. Il Vangelo dice: sarete odiati a causa del mio nome. E quindi questa testimonianza nello Spirito Santo accade a nome di Gesù, per il nome di Gesù. E la Scrittura ci dice proprio che noi in quel nome siamo salvati. Non c'è altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi possiamo essere salvati. E il nome di Gesù appunto vuol dire Dio salva, e Santo Stefano lo ha testimoniato fino in fondo donando la sua vita. Sia lodato Gesù Cristo.